Il consiglio di amministrazione di Estre SPA ha approvato i risultati consolidati di bilancio per il 2018, un anno caratterizzato da una forte crescita dimensionale anche attraverso alcune acquisizioni. Nel 2018 Estre ha infatti realizzato ricavi totali consolidati pari a 843 milioni di euro, in aumento rispetto all'esercizio precedente, principalmente per maggiori volumi di attività, incremento del prezzo delle commodities energetiche e l'ampliamento del perimetro. Il margine operativo lordo si è attestato a 71,2 milioni di euro e il risultato operativo è stato pari a 28 milioni, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente per l'effetto dei minori risultati conseguiti dall'attività di vendita di gas naturale ed energia elettrica, nonostante l'incremento di marginalità registrato in tutti i restanti settori di attività. Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre scorso ha raggiunto 325,3 milioni di euro. Nel 2018 Estre ha realizzato investimenti per circa 70 milioni, portando avanti la strategia di crescita sul territorio e consolidato il proprio ruolo di utility energetica di riferimento del centro e sud Italia anche attraverso acquisizioni societarie. Il gruppo, commenta il presidente Macri, è focalizzato nel mantenimento del forte posizionamento territoriale acquisito, nel miglioramento delle proprie performance operative e nella prosecuzione del proprio percorso di crescita anche per linee esterne, principalmente in riferimento al settore delle attività regolate. Con l'acquisizione del 100% di Ecolat, proprietaria di un impianto di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nelle province di Grosseto, Arezzo, Prato e Firenze, titolare di una partecipazione minoritaria in Sei Toscana, il gruppo, prosegue Macri, ha fatto il suo ingresso nel settore dell'ambiente, concretizzando una delle prospettive strategiche che si era posta già nel precedente piano industriale.